Buon pomeriggio e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo andando all'Aquila, dove ci si sta preparando per la grande mobilitazione di lunedì contro la restituzione integrale delle tasse non versate a causa del terremoto del 2009. Il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, assicura l'impegno istituzionale della regione per fare pressione sul governo e sull'Unione Europea. Il servizio di Daniela Rosone. All'Aquila cresce la mobilitazione in vista della manifestazione del 16 aprile contro la restituzione delle tasse per rispedire sostanzialmente al mittente la richiesta avanzata a circa 300 imprese del territorio dall'Europa che ha considerato quelli come aiuti di Stato. Un provvedimento che se non corretto rischia di decretare la fine del tessuto economico della città capoluogo di regione. Intanto è stata scritta una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a firma del Vicepresidente della Regione Abruzzo Giovanni Lolli, del Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi e del Coordinatore dei Sindaci del cratere Francesco Di Paolo. L'Aquila si batte contro la richiesta di pagamento per intero, anziché con abbattimento del 60% come previsto dalla legge del 2011, fatta a società, artigiani, professionisti, ma anche a persone fisiche, relativa alle tasse sospese e ridotte in seguito del sisma dell'Aquila del 2009, considerate aiuto di Stato dall'Unione Europea, come dicevamo. Per il 18 aprile, intanto, è atteso un pronunciamento del TAR, cui hanno fatto ricorso regioni, comuni e imprese, chiedendo una sospensiva. Quello che chiediamo, si legge nella missiva di Lolli, Biondi e Di Paolo, in attesa che si riapra una trattativa con la Commissione europea su tutta la vicenda, è che il governo italiano modifichi l'atto con cui ha dato al commissario l'indirizzo di recupero, precisando l'applicazione del temporary framework a 500.000 euro. Ovviamente una misura di questo genere non risolve il problema, ma riduce la dimensione del danno e rende la vicenda sempre difficile ma gestibile. Noi abbiamo subito un torto come Regione Abruzzo per impostazione documentale di allora e poi a seguire dell'Europa contro di noi anche nei mesi e negli anni successivi. La cosa importante adesso da fare è attenderci il migliore risultato possibile dal TAR, perché il pronunciamento del TAR ci aiuterà molto nei confronti di quello che dovrà fare il governo dello Stato italiano nei confronti dell'Europa. Io ho molta fiducia nella raccolta di quel risultato e nella valorizzazione di quel risultato rispetto sia a Palazzo Chigi che all'Europa. Ieri ho parlato sia con il Presidente del Consiglio che con la sottosegretaria Di Micheli, ho chiesto che almeno urgentemente blocchino questi 30 giorni tassativi che sono stati dati, ci diano più tempo in maniera che si riapre la trattativa. Noi non è che non vogliamo pagare le tasse o non vogliamo restituire la quota che la legge ci dice di restituire, noi vogliamo, anzi siamo tornati già da tempo sia imprese che cittadini a ripagarle. Dal 2010 noi siamo tornati a ripagare le tasse. Il punto è che se c'è una legge che ti dà la possibilità di restituirne il 40% a te impresa, che hai perso i lavoratori, che hai perso i macchinari, che hai perso le commesse, che hai perso i clienti, perché dopo 9 anni te ne chiedono il 100%? Cambiamo argomento adesso, si trova a Francavilla il sindaco di Casa Canditella, Giuseppe D'Angelo, a cui il Tribunale del Riesame ha imposto il divieto di dimora nel suo paese. Il primo cittadino infatti è coinvolto in una inchiesta su una presunta corruzione negli appalti pubblici, il servizio di Alfredo Primante. Un sindaco in esilio, il primo cittadino di Casa Canditella Giuseppe D'Angelo, a cui il Tribunale del Riesame dell'Aquila ha imposto il divieto di dimora. D'Angelo oggi risiede a Francavilla al Mare e non può rientrare nella sua Casa Canditella, dove è ancora primo cittadino. Il tutto perché su di lui grava un'inchiesta da parte della magistratura per una presunta corruzione nell'inchiesta sugli appalti dell'Unione dei Comuni delle Colline Teatine. Il sindaco di Francavilla Antonio Luciani, che è stato anche il legale del primo cittadino di Casa Canditella, ripercorre le tappe giudiziarie fino ad oggi e annuncia la manifestazione di domani a Casa Canditella a supporto e a sostegno del primo cittadino. Il sindaco D'Angelo è stato indagato per una presunta corruzione. È stato prima agli arresti domiciliari, abbiamo richiesto la scarcerazione. In una prima fase mi sono occupato da avvocato di questa vicenda, abbiamo chiesto la scarcerazione. C'è stato
è stato concesso la, diciamo, questo provvedimento, però è stata disposta l'interdizione dei pubblici uffici. Abbiamo fatto notare con un ricorso in Cassazione che l'interdizione per legge non può essere data ai sindaci, che sono espressione della volontà popolare. La magistratura non si può sostituire alla volontà popolare, ripeto, come previsto dal codice di procedura penale. A quel punto quindi la Cassazione ha accolto il ricorso, ha rinviato allo stesso Tribunale il riesame per riconsiderare la misura e con grande sorpresa il Tribunale il riesame ha dovuto necessariamente revocare appunto l'interdizione, ma che cosa ha fatto? Ha disposto il divieto di dimora, cioè impedisce al sindaco D'Angelo di tornare nella sua casa Canditella, così che lui può stare in qualsiasi parte nel mondo oggi, ma non può tornare nel comune che amministra. È una vicenda paradossale, perché se la legge impedisce alla magistratura di disporre l'interdizione, qualsiasi persona capisce che questo provvedimento non fa altro che aggirare la stessa normativa. Poi su che base? Su nessuna base, perché ad oggi il sindaco D'Angelo è assolutamente innocente, visto che è solo indagato. Io sono convinto della sua innocenza, anche perché ho letto le carte. È stato dimostrato inconfutabilmente che non ha mai preso neanche un centesimo, è stato dimostrato inconfutabilmente che la ditta che dovrebbe essere la ditta corruttrice non ha mai vinto una gara d'appalto a Casa Canditella, quindi un castello di accuse che verrà smontato nel processo di merito che ci sarà e quando ci sarà, però oggi in via cautelare questo sindaco viene di fatto impedito dalla magistratura di esercitare la sua funzione, nonostante tutti gli siamo vicini, nonostante tutti quanti siamo convinti della sua innocenza, nonostante il paese sia intorno a lui. Quindi domani manifesteremo insieme a altri sindaci in fascia tricolore, andremo a Casa Canditella, dove non potrà essere il sindaco D'Angelo, andremo noi altri sindaci per questa manifestazione e contro questo provvedimento che non ci sembra assolutamente equo. Torniamo all'Aquila adesso, dove il Comune ha firmato con la ASL un protocollo d'intesa per il durante e dopo di noi. Per la prima volta ci si occupa di disabilità grave, garantendo assistenza durante e dopo per tutte quelle famiglie che non possono garantirla ai loro familiari. Vediamo. È stato finalmente firmato il protocollo d'intesa tra il Comune dell'Aquila e la ASL per la realizzazione del progetto Durante e Dopo di Noi, presentato in una conferenza stampa dal sindaco Pierluigi Biondi con l'assessore alle politiche sociali Francesco Bignotti e i rappresentanti delle varie associazioni cittadine. Per la prima volta il piano sociale vede una vera integrazione sociosanitaria, ha detto Bignotti. Tra le prime azioni che abbiamo deciso di mettere in campo c'è il progetto sul Durante e Dopo di Noi per le disabilità gravi. Il protocollo è snello ma operativo, ha detto l'assessore. Prevede una fase di valutazione e acquisizione di informazioni sociosanitarie per creare un database condiviso. Si lavorerà alla nascita di una consulta comunale per la disabilità. Verrà adottata per ognuno una scheda budget di salute. Sarà finalmente fatto un censimento sulle persone affette da disabilità grave. È un modello che, se applicato a diversi ambiti dell'amministrazione, può portare risultati positivi, ha detto il sindaco Biondi. Innanzitutto c'è la formazione di un database per circa la dotazione di strutture, la dotazione dei operatori, dei servizi e delle associazioni. È prevista la nascita della consulta comunale sulla disabilità, che sarà uno strumento all'interno del quale si andrà a discutere tutte le problematiche inerenti, tutte le disabilità, quindi sensoriali, fisiche e mentali. È prevista l'utilizzo di una scheda per l'utente, una scheda detta budget di salute, che è uno strumento anch'esso molto snello ma operativo, permette tramite l'UVM, quindi l'unità di valutazione multidimensionale, di creare il percorso per l'utente, di vedere cosa può mettere a disposizione il comune, cosa può mettere a disposizione l'ASL e cosa può mettere a disposizione lo stesso utente, quindi la famiglia. Ancora è previsto anche la nascita di un percorso per lo sviluppo del turismo sociale. Questa è una nuova frontiera che è a cavallo, si intreccia tra il sociale e proprio il turismo, che permette sia alle disabili stesso di poter usufruire delle bellezze della nostra città, ma anche delle famiglie che vengono da fuori, magari per 2 o 3 giorni per curare il proprio familiare, rimangono qui in città e gli diamo un po' di respiro. Domani mattina a partire dalle 9 a Chieti si terrà un convegno per ragionare sul DEA di secondo livello, in particolare sull'integrazione dei 2 poli ospedalieri di Pescara e di Chieti. Vediamo il servizio.
Il documento tecnico per il piano di integrazione funzionale fra i presidi ospedalieri di Pescara e Chieti, redatto da una speciale commissione esecutiva composta dai primari dei due ospedali e dai manager delle due ASL, è stato approvato dal tavolo di monitoraggio del Ministero. Il Comitato di Salute Pubblica di Chieti più volte però ha chiesto una integrazione a questo documento, integrazione che tenga conto delle modalità funzionali ed operative delle unità operative complesse. A Chieti, a partire da domani mattina alle ore 9, nella sala consigliare del Palazzo della Provincia, ci sarà un convegno per capire che cos'è un DEA di secondo livello, Dipartimento di Emergenza e Accettazione, e le normative di riferimento, ma soprattutto come realizzarlo e perché. Il presidente della Commissione di Vigilanza Regionale, Mauro Febbo, ricorda come il polo sanitario di Chieti parta svantaggiato rispetto a quello di Pescara e dunque bisogna fare una riflessione più approfondita su come integrare i due ospedali. La decisione di questo governo regionale sul DEA di secondo livello, che viene realizzato nella integrazione dei due presidi ospedalieri, quello di Chieti e quello di Pescara, è un'idea che io condivido ed è una delle pochissime cose che condivido di questo governo regionale. Il problema che c'è è che Chieti parte svantaggiata rispetto a questo DEA di secondo livello, perché abbiamo tre UOC, tre reparti, che non è un discorso riferito ai primari. Mi interessa poco avere il primario, mi interessa invece avere un riconoscimento paritetico rispetto ad un altro presidio ospedaliero, perché domani potrà cambiare la Lorenzin, il decreto Lorenzin con un altro ministro, e partire svantaggiati potrebbe significare vedere abbassato il nostro livello, così come ci era stato garantito che a chi sarebbe stato assegnato il ruolo di centrale unica operativa regionale sul 118. E non mi sembra che questo sia stato formalizzato. Ci spostiamo a Pescara adesso, dove sono terminati i lavori di ripavimentazione di Corso Mantonè. Questa mattina la cerimonia di restituzione della via di Pescara Vecchia alla città. Vediamo. Oggi torna fruibile questa parte importante di Pescara. Sì, la Pescara storica, la Pescara della casa di Gabriele D'Annunzio, del Circolo Aternino, che torna ad essere riqualificata grazie a un lavoro del Comune di Pescara per circa 120.000 euro, con l'accordo dei residenti ma anche di chi opera qui a livello commerciale, che ci ha chiesto di fare interventi anche per un maggior controllo della pedonalizzazione di questa zona. Interventi che stiamo portando avanti, manca ancora un po' di segnaletica, però già ci sono le chiusure e soprattutto sta arrivando una telecamera nell'unico varco di accesso consentito a questa zona. Ci tenevamo tantissimo, come abbiamo sempre specificato, è la manutenzione, la prima opera pubblica di questa amministrazione. Quali sono stati gli interventi che avete portato avanti in questa zona? Intanto tutti ricordano, diciamo, le buche che c'erano in questa zona di Pescara, non era sicuramente adeguato anche a livello storico di questa città. Abbiamo mantenuto la pavimentazione del 1500, l'unica proprio vicina a casa D'Annunzio e alla sede della soprintendenza, che abbiamo anche tutelato con degli appositi paletti dissuasori per evitare il passaggio di auto. E poi abbiamo sostituito una pietra profondamente sbagliata per questa zona, neanche locale, che era la pietra di Brac, che era presente appunto su Corso Mantonè e sulle altre strade, via Corfinio e tante altre. Andiamo a Teramo adesso, grande affluenza di pubblico per il convegno all'Ateneo Teramano organizzato dall'Ordine degli Avvocati della Provincia sull'avvocatura virtuosa. All'incontro hanno partecipato i vertici del Consiglio Nazionale Forense con il presidente Andrea Mascherin. Intanto il numero degli avvocati teramani è in continua crescita. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Gli avvocati abruzzesi si sono ritrovati all'Università di Teramo per parlare di avvocatura virtuosa, come recita il titolo del convegno organizzato dall'Ordine degli Avvocati della provincia di Teramo. L'incontro ha visto la partecipazione, come consuetudine annuale per Teramo, dei vertici del Consiglio Nazionale Forense. È stato infatti il presidente Andrea Mascherin ad aprire il convegno e a dichiararsi soddisfatto del dato secondo il quale in provincia gli avvocati sono in crescita e si attestano, secondo le rilevazioni di febbraio 2018, a 1216 professionisti, circa 1600 con i praticanti. In provincia di Teramo continuano ad aumentare gli avvocati, dunque questa professione è in ascesa. Ma io sono felice che aumentino gli avvocati, perché più avvocati ci sono, più le democrazie sono garantite. Poi fare l'avvocato in Abruzzo in questo momento è particolarmente difficile per quelle che sono quella
che è la crisi che è derivata dal sisma, oltre alla crisi generale, quindi un doppio apprezzamento per chi fa l'avvocato in Abruzzo già da tempo e per chi vuole farlo, perché è una vera e propria sfida, tutto il nostro appoggio e simpatia. Soddisfatto della partecipazione all'evento formativo, il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Teramo, che ha annunciato con piacere la decisione del CSM di mettere a concorso 3 posti di magistrato per il Palazzo di Giustizia teramano, dopo le tante sollecitazioni fatte dall'Ordine in questi anni. È stata una lotta abbastanza lunga, forte, e il CSM ci ha sentiti e finalmente hanno messo a concorso con un concorso straordinario 3 posti per magistrato, non MOT, ossia magistrati di prima nomina, ma magistrati che vogliono trasferirsi e venire qui a Teramo. Quali sono i problemi della categoria forense? I problemi della categoria forense sono tanti, il problema è che la mancanza di personale del tribunale, per cui le cancellerie viaggiano a rilento, quindi ci sono lungaggi, le cause che durano tantissime, perché appunto noi abbiamo adesso attualmente magistrati che hanno un ruolo di 1500 cause e quando dovrebbero averne 500, 600, questo è il numero a loro assegnato, per cui abbiamo rinvii anche a 3 anni e questo non è possibile, perché il cittadino in questo modo non ottiene giustizia in tempi quantomeno ordinari, in tempi normali. Rimaniamo a Teramo perché le reliquie di San Vincenzo De Paoli, arrivate questa mattina da Napoli, resteranno esposte per l'intera giornata appunto nella cattedrale di Teramo. Un riconoscimento al gruppo di donne vincenziane teramane che assistono localmente oltre 800 poveri. Vediamo. Sono arrivate a Teramo le reliquie di San Vincenzo De Paoli e si sono spalancate le porte della cattedrale abruzzina, dove l'ostensione resterà per l'intera giornata. Chi era San Vincenzo De Paoli? San Vincenzo De Paoli era un sacerdote, giovanissimo, fu consacrato sacerdote a 19 anni, nasce in Francia e praticamente la sua missione è stata quella di riconoscere nel povero il Cristo e quindi si è messo al servizio dei poveri. Nel 1617 fondò questa prima associazione laica di donne soprattutto, che potevano mettersi al servizio dei poveri. Ad attendere le sacre reliquie in arrivo da Napoli, il gruppo teramano delle Vincenziane, un'associazione prettamente femminile che si ispira all'opera del santo francese, tra le più numerose in centro Italia, e che assiste solo a Teramo oltre 800 poveri. Chi sono questi poveri a Teramo? I poveri adesso tra gli italiani sono soprattutto i pensionati, i separati, soprattutto le donne di ragazze separate che tornano dalle mamme perché non hanno i mezzi necessari, gli stranieri che sono tanti perché hanno soprattutto i bisogni primari, gli stranieri, perché dalla casa all'abbigliamento, ai vestiti soprattutto per i bambini, alle cure sanitarie, sono molto bisognose, quindi abbiamo un folto numero di assistiti, assistiamo quasi 850 persone, e noi siamo 42, ci diversifichiamo in queste 5-6 parrocchie, noi siamo le donne della carità, ci chiamavamo inizialmente le dame di carità, adesso invece ci chiamiamo gruppi di volontariato vincenziano. Inusuale incursione all'interno di una panetteria di Ortona per un capriolo che è stato recuperato poi dai carabinieri forestali. Vediamo. Si era rifugiato all'interno di un panificio del centro di Ortona entrando dall'ingresso principale. Un capriolo è stato recuperato dai carabinieri forestali del reparto biodiversità di Pescara, destando la curiosità degli abitanti del centro abruzzese. Il giovane esemplare ha sostato per minuti all'interno dell'esercizio fin quando è stato prelevato e restituito alla libertà in una zona adatta al suo habitat. Il veterinario del servizio veterinario della ASL di Chieti,
Corrado Sorgi, ha constatato prima del rilascio il buono stato di salute del capriolo, che è risultato solo spaventato. Sono sempre più frequenti gli avvistamenti di fauna selvatica nei centri urbani e numerosissime sono le richieste di intervento che giungono al centro recupero gestito dal reparto Carabinieri di Biodiversità. L'intervento di recupero, tuttavia, non è sempre necessario. In questo periodo ci si potrebbe imbattere in cuccioli di capriolo apparentemente abbandonati e un intervento improvvisato potrebbe causare l'allontanamento della madre. Pertanto, prima di avvicinare la fauna selvatica, è sempre opportuno rivolgersi ai carabinieri forestali o ai servizi veterinari. E apriamo adesso la pagina di sport, partiamo con la Serie B, vigilia di Pescara Bari, tra i biancazzurri fuori causa ancora Bovo e Proietti, a disposizione invece Mazzotta e Campagnaro. Il tecnico Beppi Pillon è orientato a confermare l'11 che ha ben figurato con il Palermo, anche se nella conferenza stampa di questa mattina ha parlato di alcuni dubbi. Uno riguarda Brugman, che comunque ieri e oggi si è allenato e dovrebbe essere della partita con un'infiltrazione. E poi c'è Cocco, che insidia una maglia a pettinari, ovviamente per il reparto avanzato. Pillon vuole rivedere la squadra aggressiva di sabato scorso e lo ha fatto intendere a chiare lettere. Lo ascoltiamo proprio nella conferenza stampa terminata qualche minuto fa. No, la prestazione è stata buona, ma dobbiamo confermarla domani. Cioè, domani è una verifica importante se dare continuità di prestazione, di risultato alla trasferta di Palermo, perché è determinante quello in un campionato di Serie B, ma specialmente nelle ultime 8 partite che mancano. Cioè, determinate dare la continuità e soprattutto migliorare magari negli ultimi 20 metri, il passaggio, il tiro in porta, il gol, cercare di migliorare lì. Poi sappiamo che troviamo di fronte a una squadra, secondo me, ben organizzata, gioca molto bene a calcio, palleggia bene, perciò è una partita difficile come tutte quelle di Serie B. Ma noi, quello che voglio dire io contento della prestazione, ma so voglio vedere domani, perché per me è domani che vedo veramente se abbiamo le palle o meno, perché domani si vede. Ma io l'ho visto sempre a Cittadella, avevo visto il Bari, mi aveva dato il senso di una squadra molto organizzata, che gioca bene a calcio, che è propositiva, che non verrà sicuramente qui a star lì, è una squadra che gioca, organizzata, e ho avuto una buonissima impressione di Grosso, perché ha messo la squadra bene in campo con qualche idea nuova anche su certi movimenti, sì che mi è piaciuto, insomma, ecco. Ho 2 o 3 dubbi, me li hanno fatti venire perché ho visto dei giocatori che sono saliti di condizione e che li ho visti bene, perciò vediamo, perché sono combattuto se dare continuità alla formazione che ha fatto una buonissima prestazione lì il modulo rimane quello. Se dare continuità a quelli che hanno fatto una buona presenza, oppure se quei dubbi che mi hanno fatto venire, se falli subito dall'inizio. È solo una cosa che ci devo pensare un attimo. Allora, Cocco è passata una settimana, sono passate 2 settimane, lo vedo migliorare in maniera incredibile. Nel senso, la prima settimana ha migliorato, questa settimana ancora di più. Cioè, lo vedo proprio il Cocco che conosco. Comincio a intravedere un giocatore che la Serie B l'ha sempre fatta bene. Incomincio a rivederlo, questo devo dirlo. È uno dei dubbi. E in casa Bari invece il tecnico abruzzese Fabio Grosso non vuole cedere alle emozioni di una gara per lui certamente particolare. L'unico obiettivo, dice Grosso, sono i 3 punti per continuare a rimanere all'interno della zona che garantisce gli spareggi per la Serie A. Lo ascoltiamo. Io oggi voglio parlare della partita, perché per me oggi è una partita importante e sono in palio 3 punti e noi vogliamo fare questi 3 punti perché abbiamo grandissimo desiderio di raggiungere chi c'è davanti con la volontà di non farci superare chi c'è dietro. Mancano 8 giornate alla fine, ne abbiamo 6 in 14 giorni, tutti i ragazzi della rosa saranno importanti a partire dalla partita di domani, in cui vogliamo assolutamente provare a fare una grandissima partita, perché ci sarà bisogno di fare una grande partita per uscire indenni da quel campo. Mi piace trasferire serenità al gruppo e mi rasserena, perché ovviamente siamo stati in grado di prendere un bel margine. Poi in altri momenti invece eravamo ritombati
dentro con tutte le scarpe, quindi non ci dobbiamo far prendere da questi alti e bassi, ma dobbiamo essere vogliosi di fare una grandissima partita domani, perché ne mancano 8 e ne avremo 6 nell'arco di 2 settimane, e quindi le opportunità si stanno ridimensionando e non possiamo perdere occasioni a partire dalla gara di domani. Proverò a mettere in campo la formazione che è in grado di dare il massimo, e ovviamente c'è qualcuno da dietro che sta scalpitando. Se non sarà in questa partita, sicuramente nelle prossime avremo bisogno delle qualità di tutti gli interpreti, ma abbiamo visto una sola partita e la partita è stata disputata molto bene, quindi rispetteremo gli avversari perché siamo consapevoli delle qualità che hanno, però il nostro desiderio è quello di andarci a giocare la gara dal primo all'ultimo minuto per portare a casa 3 punti. In Serie C invece il Teramo prepara la gara di domenica pomeriggio alla Riviera delle Palme contro la San Benedettese. Palladini al dubbio modulo, ma rischia di dover fare a meno anche di San Domenico. Problemi anche per Capuano, senza Bove Pegorin e probabilmente anche del fantasista Vittorio Esposito. Obiettivo San Benedettese per il Teramo, che dopo il recupero di ieri pomeriggio adesso torna a sentire il fiato sul collo del Sant'Arcangelo, che ha vinto 1-0 il recupero contro il Sud Tirol. I rosso-blu di Capuano si giocheranno invece quella seconda piazza che sarà fondamentale nella fase 2, con la Reggiana che invece è caduta clamorosamente in casa col Mestre, lasciando strada libera alla Padova per la promozione diretta in Serie B. In casa Teramo invece ultimi 2 allenamenti col dubbio del modulo 3-4-3 o 3-5-2. Questo è il pensiero che Palladini si porterà dietro almeno fino a domani, quando nella rifinitura a porte chiuse deciderà in che modo tornare nello stadio che lo ha visto grande protagonista. Davanti, col rientro di Tulli, le varianti sono maggiori, anche se San Domenico ha qualche problema fisico. Chi ci sarà sicuramente è Gondò, ancora alla ricerca del primo gol con la casacca del Teramo. È un momento un po' così, che non riesco a trovare il gol e non riesco magari a fare i momenti giusti, però piano piano io sono convinto che queste 2 o 3 partite riuscirò ad aiutare la squadra e a portare su un risultato. Secondo me e secondo quello che credo potevo fare meglio, però non ho avuto magari la fortuna giusta, mettiamola così, per aiutare la squadra. Ah, è giusto, perché lo so pure io quello che devo fare, essendo attaccante devo segnare, però più dici di fare questo ti intestardisci e non riesci, perciò io cerco di stare più sereno, però ascoltando sempre quello che mi dicono, perché è importante ascoltare e cercare di dimostrare. Sull'altra sponda invece il Capuano dovrà rinunciare agli infortunati Bove e Pegorin, ma adesso è ufficialmente scattato anche l'allarme Vittorio Esposito. Il numero 10, rimasto in panchina per tutto il test di ieri pomeriggio contro la Berretti, da qualche settimana non riesce ad allenarsi con continuità, i fastidi alla schiena continuano a condizionarlo e anche questa settimana si è limitato a svolgere terapia allenandosi a parte. Lo staff medico della San Benedettese proverà a metterlo a disposizione di Capuano per la sfida di domenica pomeriggio. Come sempre in questo girone la classifica inganna, perché è un girone molto equilibrato, quindi tutte le partite sono difficili. Poi è una partita sentita, quindi è comunque sempre difficile. Sicuramente loro hanno bisogno di punti, ma noi ancora di più, quindi sarà una bella partita, spero combattuta e spero a nostro favore. Parliamo di rugby adesso, grande attesa all'Aquila per la gara internazionale domani tra le Zebre e i Gallesi. Una giornata di festa soprattutto per la città allo stadio Fattori. Vediamo. È tutto pronto per il grande rugby che sbarca finalmente all'Aquila e quella di domani sarà una giornata di ricordare per la città. Le Zebre che arrivano nel nido dell'Aquila e lo storico impianto del Tommaso Fattori sarà il palcoscenico del match di Pro 14 tra le Zebre e i Gallesi del Newport Gwent Dragons. Una notizia che scuote l'Aquila e che porta il grande rugby, ma sarà soprattutto una festa della città con il terzo tempo e un villaggio per tutto il viale dello stadio Fattori. Nella franchigia delle Zebre, che nella prima parte di stagione ha collezionato tanti successi in Pro 14, militano tanti nazionali convocati dal CT Conor Rocea.
L'attenzione sarà soprattutto per i due abruzzesi, l'ala marsicana 1990 Giovan Battista Venditti, 43 caps con l'Ital Rugby, il mediano di Mischia Aquilano Riccardo Raffaele, classe 1996. La gara sarà preceduta da quella dell'Aquila Rugby, una giornata veramente di grande sport all'Aquila che la città attendeva da tempo. E del resto la ricostruzione, la rinascita passa e deve passare anche attraverso lo sport. Ci troviamo qua all'Aquila, questa partita che è in programma tra le Zebre e i Dragons della Pro 14, una partita importantissima sia per le finalità del campionato delle Zebre, ma soprattutto perché si svolge in una sede diversa da quella solita, che è la sede naturale, che è la città di Parma. Si svolge all'Aquila, una città storica per il rugby, una città che ha il rugby nel sangue, e quindi è importante per il comitato regionale della Federazione Italiana Rugby, è anche un modo per riportare al centro del tema, dell'attenzione di tutti coloro che si interessano di rugby, come il territorio non vada messo in secondo piano, perché il valore del territorio è quello che dà il valore poi anche per l'alto livello. Questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo gli appuntamenti col nostro telegiornale alle ore 19 e alle ore 23. È tutto, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.